Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Udinese TV. In apertura il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che questo pomeriggio si è presentato a Montecitorio davanti alle Camere riunite proprio per prestare giuramento e dare il via ufficiale a questo suo secondo mandato a capo della Repubblica. E allora andiamo a sentire proprio le parole di Mattarella al momento ufficiale del giuramento e poi andremo a sentire anche un passaggio del suo discorso che è ancora in corso. Sentiamo. Invito il Presidente della Repubblica a prestare giuramento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Ecco, pochissimi secondi, un giuramento velocissimo, poi è iniziato il discorso di Mattarella che è tuttora in corso. Lo vediamo proprio Se per in noi quello che uno diretta. detattore non Andiamo a attentamente per il nostro sentire sviluppo le parole apre del un filo di ritardo Presidente. civile, culturale, umano. Tanti, troppi giovani sono sovente costretti in lavori precari e mal pagati, quando non confinati in periferie esistenziali. Quello del Presidente è interrotto più volte È proprio dagli doveroso applausi ascoltare la. dell'aula. Mattarella ha ricordato a inizio del suo intervento che questa è stata una chiamata in attesa per lui, alla quale non ha potuto sottrarsi, come aveva detto subito dopo l'elezione. Sono stati giorni travagliati, quelli della scorsa settimana, anche per me, ha detto Mattarella, ma una situazione di incertezza e di instabilità politica avrebbe messo a rischio il rilancio del paese. Ritardi e incertezze sulle urgenze del paese non sono ammesse, ha ricordato il capo dello Stato, che poi ha sottolineato come l'Italia sia riuscita a superare un momento difficile, ma c'è ancora molto da fare per uscire da questa pandemia attraverso la vaccinazione, ha sottolineato ancora Mattarella, perché i vaccini proteggono noi stessi e gli altri, ma poi saranno importanti anche tutti gli interventi per rilanciare l'economia del nostro paese. Mattarella ha ricordato anche i fondi che l'Unione Europea ha dato all'Italia e quindi il ruolo importante che l'Italia dovrà avere anche per il rilancio dell'economia europea. E poi un passaggio sull'importanza delle istituzioni democratiche, del Parlamento in particolare. Mattarella ha sottolineato che gli atti fondamentali per il futuro del Paese dovranno essere messi a disposizione del Parlamento per un tempo congruo, in modo tale che il Parlamento possa esaminarli e votarli. E poi un ruolo importante lo dovranno avere anche i partiti che devono rispondere alle esigenze del Paese. Questi alcuni passaggi salienti del discorso di Mattarella mentre stavamo vedendo proprio il Parlamento in seduta comune che applaudiva le parole del Capo dello Stato. Nelle prossime edizioni del nostro TG alle 19 ovviamente entreremo ancor più nel dettaglio del discorso di insediamento di Mattarella. Vi proporremo anche qualche breve intervento in questa edizione quasi flash del nostro TG. Adesso voltiamo pagina e andiamo a darvi conto degli ultimi dati sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in regione. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano emesso dalla regione, vediamo subito un dato positivo che è quello che riguarda i ricoveri in terapia intensiva, perché c'è una diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Ci sono 37 pazienti ricoverati in terapia intensiva.
intensiva. Dando un'occhiata ai pazienti ospedalizzati negli altri reparti, vediamo che anche qui c'è una leggera diminuzione, siamo a 495. Nella giornata di oggi si registrano 3.149 nuovi casi su un totale di poco meno di 30.000 tamponi e un indice di positività del 10,54%. Purtroppo si registra ancora un elevato numero di decessi, 16 le persone decedute con il Covid. La fascia d'età più colpita dai nuovi casi è quella 0-19 con il 27,4% dei nuovi casi. Un'ottantina le positività riscontrate tra gli operatori del sistema sanitario regionale, positivi anche 7 ospiti e 33 operatori delle case di riposo. Dando un'occhiata ai dati pubblicati come ogni giovedì dalla Fondazione Gimbe, emerge che nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio in regione è stata registrata una performance in peggioramento per quanto riguarda i casi di persone attualmente positive per 100.000 abitanti. Il dato del Friuli Venezia Giulia segna 5.258, la settimana precedente era pari a 5.240. Si è comunque evidenziata nel complesso una diminuzione dei nuovi casi settimanali pari al 15,7%. A livello nazionale la diminuzione è più importante, meno 24,9% di nuovi casi in tutta Italia. Una diminuzione, spiega Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, dovuta al calo dei tamponi totali, meno 8,1%, ma anche a una diminuzione della circolazione del virus, che rimane però elevata. In regione restano comunque sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva, rispettivamente pari al 39 e al 23,4%. Per quanto riguarda i vaccini, secondo il report della Fondazione, in Friuli Venezia Giulia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'80,2%, la media italiana è leggermente superiore, 80,9%, a cui si aggiunge un ulteriore 4%, la media italiana è del 3,9%, solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è al 78,5%, anche qui siamo circa un punto percentuale sotto la media nazionale. Per quanto riguarda la popolazione tra i 5 e gli 11 anni, il 9,3% ha completato il ciclo vaccinale. La media italiana è del 14,5%, a cui si aggiunge un ulteriore 11,4% solo con prima dose. Anche qui la media italiana è decisamente superiore, siamo a 18,2%. E intanto, sempre a proposito di vaccinazione, c'è una dichiarazione dell'EMA, del capo della segreteria vaccinale dell'EMA, Marco Cavalieri, che sottolinea come al momento ci sono prove, insufficienti da parte dei trial clinici o dal mondo reale a supporto di una raccomandazione sulla popolazione generale per quanto riguarda il secondo booster. Cavalieri rinnova comunque l'invito a proseguire le campagne di vaccinazione, primo booster incluso, contro il virus, ma al momento, appunto, secondo l'EMA non ci sono prove sufficienti per giustificare un'utilità di un secondo booster. Sul fronte cure invece arriva dal generale Figliuolo la notizia che inizierà domani la distribuzione alle regioni e alle province autonome dei primi 11.200 trattamenti dell'antivirale Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer, dopo che è stato firmato il contratto tra la struttura commissariale e la casa farmaceutica americana. Il contratto prevede la fornitura di circa 600.000 trattamenti nel corso del 2022. E intanto il governo ha messo a punto nuove regole per quanto riguarda la scuola. Andiamo a sentire il servizio.
A distanza di un mese dall'ultimo decreto, il governo rivoluziona nuovamente le regole anti-Covid con l'obiettivo di garantire ancora maggiore libertà a chi ha seguito le indicazioni e si è vaccinato, semplificare le regole, ridurre le restrizioni e riaprire l'Italia nelle prossime settimane. L'intervento più importante è quello sulla scuola, dove la babele di regole ha creato problemi e disagi a migliaia di famiglie e mandato nel caos il sistema scolastico. Nella bozza si prevede di dimezzare la durata della DAD, che passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado, e rimarrà solo per i non vaccinati, ad eccezione della fascia 0-6 anni, nella quale non è autorizzata la vaccinazione. La differenza dunque è che negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia tutti i bambini rimarranno a casa quando in classe ci sono 5 o più casi di positività al Covid e non più alla presenza di un caso, come avviene oggi. Alle elementari, medie e superiori, invece, la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati. Alle primarie, così come per la fascia 0-6, dal quinto caso in su, alle secondarie dal secondo in poi. Chi resta in classe e ha più di 6 anni dovrà utilizzare le mascherine FFP2, mentre a nidi e infanzia, dove per i bimbi non c'è obbligo di dispositivi di protezione, ad usare le FFP2 saranno solo i docenti. Il decreto introduce un'ulteriore novità: i tamponi fai da te per scuole dell'infanzia ed elementari. Fino a 4 casi, infatti, si rimane tutti in classe, ma se un bambino dovesse mostrare sintomi del virus, dovrà sottoporsi ad un tampone molecolare, antigenico oppure autosomministrato. In caso quest'ultimo desse esito negativo, per rientrare in classe basterà l'autocertificazione. Chi invece va in quarantena, in ogni ordine e grado di istruzione, per tornare a scuola dovrà fare un tampone antigenico o molecolare e non avrà bisogno del certificato medico. Nella riunione di questa mattina la Giunta regionale ha approvato una delibera che introduce alcune deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e sanitarie e che di fatto consentirà l'impiego temporaneo di professionisti con titolo non riconosciuto dal Ministero della Salute italiano. Questo, ha spiegato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, consentirà di assicurare l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Si tratta in particolare di professionisti sanitari, cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari comunque di un permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa. La cronaca adesso: sospesi dall'ordine degli infermieri perché non vaccinati, effettuavano indisturbati tamponi e prelievi. Si tratta di 3 persone che sono state denunciate per esercizio abusivo della professione dalla Guardia di Finanza di Pordenone. Tra questi anche il coinvolgimento di un autista già sospeso in quanto privo di pass vaccinale, e proprio dal suo anomalo assenteismo sono partite le indagini delle Fiamme Gialle. A carico di quest'ultimo c'è anche una denuncia per truffa. Il GIP di Pordenone Giorgio Cozzarini, accogliendo parzialmente le richieste della difesa, ha convalidato l'arresto di Dmitry Trajkov, l'imprenditore di 61 anni che ha causato l'incidente in cui sono morte 2 giovani donne nei giorni scorsi sulla A28, disponendo contestualmente la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Secondo la procura, che aveva chiesto la custodia in carcere, esisteva invece c'è pericolo di fuga in considerazione delle disponibilità economiche dell'indagato e dei suoi contatti con il paese di origine, la Bulgaria. Dall'ordinanza del GIP di Pordenone è emerso anche come l'uomo domenica notte fosse stato fermato da un operatore di autovie mentre camminava lungo la A28 poco dopo l'incidente, ma invece di accettare i soccorsi era ferito a una mano e al naso, era fuggito scavalcando la recinzione autostradale. Secondo i verbali della Polstrada, giunto nella propria abitazione di Pordenone attorno alle 21.30, secondo quanto raccontato dalla moglie, si era versato del vino e aveva spiegato genericamente di essere rimasto coinvolto in un tamponamento. L'ordinanza del GIP ha anche fatto rilevare le 3 condanne definitive iscritte nel casellario giudiziale dell'indagato, una di queste anche per guida in stato di ebbrezza, a causa della quale aveva provocato un incidente senza feriti.
Ancora una notizia di cronaca, un arresto per droga operato dal nucleo di polizia giudiziaria della comunità di montagna della Carnia. Gli agenti, durante un controllo nel parco cittadino in via Forni di Sotto a Tolmezzo, hanno controllato appunto un gruppo di ragazzi intenti a consumare alcolici. Due di questi hanno cercato di sottrarsi ai controlli. Sono stati fermati e a seguito di un'accurata ispezione è emerso che uno dei due nascondeva sotto la mascherina un contenitore plastico con dosi preconfezionate di hashish e anche di ecstasy in cristalli. Le perquisizioni al domicilio del giovane hanno permesso di rinvenire altre anfetamine in cristalli e pastiglie, oltre a sostanza da taglio. Il giovane è stato denunciato. Siamo in chiusura di questa edizione del nostro TG e allora ci fermiamo qui. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando all'edizione delle 19. Grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio.